Allora, altro piatto tipico sono le acciughe, le alici, pesce azzurro, omega 3, omega 6, fanno bene al nostro colesterolo, ora poi magari vedremo gli esperti cosa ci dicono. Abbiamo una tortiera di alici con patate di Polignano, la Sichilinda di Polignano, e abbiamo fatto questa tortiera di alici che è un nostro piatto tipico. Gli ingredienti sono tutti del territorio, abbiamo il pecorino nostro canestrato della Murgia, con del pane grattugiato abbiamo fatto una panura aromatizzata, delle alici di Liscate e dopodiché prezzemolo, pomodoro e l'immancabile olio extravergine di oliva. Il piatto è composto da patate precotte, perché le alici hanno bisogno di pochissima cottura, quindi adesso basterà metterle in forno per pochi minuti e gratinerà il pane sopra, che assorbirà il profumo, il sapore e l'acqua delle alici stesse e ci darà quella croccantezza che a noi serve al piatto stesso. Questo piatto, nonostante sia composto da alimenti diffusi un po' in tutta Europa, possiamo sicuramente farlo rientrare in quella che è la tradizione pugliese. Abbiamo le patate, che dal punto di vista del mercato ortofrutticolo rappresentano il terzo mercato per importanza in Puglia, dopo quello del pomodoro e del carciofo. Abbiamo anche delle produzioni tipiche, come per esempio la patata di Zapponeta o la patata IGP di Galatina. E poi le immancabili alici. Le immancabili alici pescate secondo la tradizione con la tecnica della lampara. La lampara è una lampada alimentata a motore diesel posta su una imbarcazione dedicata alla pesca. La tecnica di pesca consiste nel recarsi al largo con una serie di barche, fra cui una principale che guida le altre. La luce presente, quindi sviluppata da questo motore diesel, consente di radunare il plankton, alcuni molluschi e anche le alici. Così, quando i pescatori si accorgono che è presente un certo quantitativo di pesci nei dintorni della barca, procedono a calare le reti e quindi a raccogliere e pescare così, in questo caso, le alici. A proposito di alici e tradizione, non di rado questi alimenti vengono consumati crudi. Va però segnalato che questo è un comportamento molto pericoloso dal punto di vista della salute umana, perché questi pesci al loro interno possono essere infestati da parassiti appartenenti al filum dei nematodi. Nello specifico faccio riferimento agli Anisakis. Sono dei parassiti che compiono il loro ciclo vitale all'interno del pesce, in questo caso, ma che, se ingeriti, possono creare problemi gastrointestinali. Nonostante la terapia non sia complicata, è sicuramente sconsigliato consumarle crude per questo motivo. Per il trattamento di questo, per la prevenzione di questo problema, è indicata per legge l'abbattimento, che viene condotto appunto in appositi strumenti denominati abbattitori, dove il pesce viene conservato per almeno 24 ore a una temperatura pari o inferiore a meno 20 gradi centigradi. Quando si è a tavola, la scelta migliore è puntare su alimenti nutrienti, sazianti e chiaramente palatabili. La palatabilità di questo piatto è indiscutibile. Andiamo a vedere quali sono gli aspetti nutrienti e nutritivi appunto di questo piatto. Perché è un piatto completo? Perché abbiamo tutti e tre i macronutrienti, quindi abbiamo sia il carboidrato, quindi gli zuccheri, forniti dalla patata, sappiamo essere un tubero, quindi principalmente ricco in polisaccaridi, in amido. Dall'altra parte abbiamo il pesce, che è principalmente fonte di proteine, e in questo caso è ricco di grassi buoni, ovvero i grassi essenziali omega 3, che sono importantissimi per la nostra salute, in quanto ci aiutano a regolarizzare i livelli di colesterolemia e quindi migliorano anche quelli che sono gli esiti di salute in termini di malattie croniche, quindi ad esempio aterosclerosi e malattia cardiovascolare. Sappiamo essere essenziali perché il nostro corpo, il nostro organismo non è in grado di produrli in autonomia, per cui diventa fondamentale assumerli con la dieta.
perché è un piatto saziante, perché se da una parte abbiamo i carboidrati, che sappiamo essere il macronutriente a più rapido assorbimento, quindi che non ci dà molta sazietà, dall'altra abbiamo le proteine e grassi, che invece hanno bisogno di tempi di digestione molto molto più lunghi, quindi ci saziano di più, ci torna fame più tardi, e dunque il piatto nel complesso è altamente saziante oltre che nutriente. Abbiamo anche l'olio d'oliva e le verdure, che apportano da una parte grassi importanti come i monoinsaturi dell'oleico, e dall'altra parte abbiamo le verdure, che ci danno il giusto apporto di fibre, importantissime anche in questo caso dal punto di vista della sazietà. Ci tengo a precisare che la proteina, quindi il secondo piatto, non è da trascurare, soprattutto in una prospettiva di invecchiamento sano. Presso l'IRCCS de Bellis noi ci occupiamo, nella fattispecie nello studio Salus in Apulia, di studiare l'invecchiamento, e in particolar modo definiamo quelli che sono i fenotipi migliori dal punto di vista nutrizionale per invecchiare in maniera sana, e abbiamo pubblicato recentemente quanto sia importante negli adulti, quindi nelle persone che invecchiano, garantire il giusto apporto di proteine giornaliero, e questo piatto ne è un classico esempio.